L'ora italiana perché l'ora italiana in quel momento era l'ora impossibile, in quanto i 20 orologi che inseriti nei tondi da me cancellati, perché poi avevo cancellato queste foto, le ore non corrispondevano. Si sentiva un tic-tac affannoso che saliva con l'emergere della luce, era un'installazione a tutto tondo, diciamo così, la luce saliva a poco a poco, come con il suono dei tic-tac degli orologi, fino a quando la stessa mostra veniva cancellata da una luce come da un flash. A quel punto la mostra diventava completamente bianca, il rumore arrivava al massimo e c'era un cortocircuito per cui la mostra piombava nel buio. Ed ecco che la cancellazione delle immagini e dei tic-tac, che in quel caso sostituivano anche le parole che per la prima volta mancavano in una mia mostra, diventava il segno di qualcosa di oscuro che da una ricerca puramente sperimentale diventava un segno di coscienza civile.